crisi, chiude un'azienda al giorno, allarme della Camera di Commercio, sono state 636 in un anno, quelle costrette a chiudere i battenti. Intanto il patto di stabilità sblocca oltre 13 milioni di euro e 5 di questi verranno destinati alle imprese. Stangata sui piacentini, bollette aumentate, a certificarle i dati Istat sull'andamento dei prezzi nel mese di ottobre a Piacenza, rifiuti e acqua salgono del 21%. Sciopero, studenti e operai senza pranzo, hanno incrociato le braccia dipendenti di bar, ristoranti, mense e autogrill contro la disdetta del contratto nazionale da parte delle associazioni datoriali. Anche il 94% dei bancari si è astenuto dal lavoro. Traffico anabolizzanti, arrestato un poliziotto, il 28enne in servizio alla scuola agenti faceva da intermediario per gli scambi con la Romania, è stato arrestato mentre riceveva da un corriere 7 scatole contenenti le sostanze illegali. Rimpasto in giunta e scontro, dure reazioni alle dichiarazioni del sindaco Dosi che si è detto imbarazzato per i 4 assessori che sostengono Valla nella corsa alla segreteria provinciale del PD, mentre lui patteggia per Molinari. Silva, pensi a governare.